tutte! Ci risiamo, siamo sempre qua e oggi sto bene, sono solo stanca. Stiamo andando a fare, oggi abbiamo una giornata abbastanza piena di appuntamenti e di cose. Allora, sono andata a fare le analisi, sono quasi le 7 di mattina. Poi devo andare a fare l'ecografia di secondo livello. Poi dobbiamo fare una commissione. Sì, poi mamma, dobbiamo andare a farci sistemare la caldaia a casa perché viene il tecnico. Se riusciamo nei tempi a tornare anche a casa, ci faccio la sistemare. Mamma che sole. Sì, abbiamo un po' un incastro, infatti abbiamo chiesto di poter venire più tardi per controllare la caldaia, perché normalmente l'ecografia tutti i mesi è a un'ora, ma poi viene fatta a un'altra roba anche più tardi di un'ora, un'ora e mezza. Ora, in teoria stamattina dovrei essere la prima, perché volevo spostarla e invece non è servito spostarla. Mi avevano detto appunto che ero la prima e andavano in coda via via che si prendeva l'appuntamento. Quindi boh, vediamo, speriamo. Comunque tanto il tecnico ci deve chiamare e vediamo via via cosa succede. Tanto li avevo già avvisati che arrivavo un pochino in ritardo. Devi andare alla ASL? Sì, ma non so. Che ogni tanto babbo fa le strade dell'autobus, invece sì. Di fare le strade, quelle che ci servono a noi, si confonde. Sperando che non lo faccia quando sto per partorire. Questa i miei colleghi la chiamano deformazione professionale. Aspetta che c'è un bel dosso. Pronti? 1, 2, 3. Saltami addosso. Comunque, giusto per non farselo mancare mai, allora? Vi ridico, anzi vi ridiciamo di nuovo la stessa cosa. C'è un altro dosso. Babbo, vai piano. No, li voglio prendere a saltello, guarda. Quando noi parliamo al femminile o al maschile, non è detto che sia maschio o femmina. Nel video o precedente c'è un altro dosso. La mamma non riesce a fare lo stabilizzatore manuale. Nel video precedente o quello precedente ancora, non ricordo. Mi sembra in quello precedente, sai? Ah, forse è quello precedente ancora, due video fa. Comunque, si parlava di babbo che saltava, ora mi è venuto in mente con il dosso e quindi Hop ha detto bella di papà, giusto? La piscina di papà, una cosa del genere. Ma parlavamo della pancia, di me e della mia pancia che saltava. Non parlavamo né di bambini, né di bambina, né di bambino, cioè proprio. No, in realtà noi volevamo dirvelo, ma abbiamo fatto una piccola prova scientifica. Stiamo per partorire un cavalluccio. Sì, Marino. Mamma, adesso come corre? Sì, a quest'ora proprio è il massimo. E vabbè, fa bene. E quindi risottolineiamo. Se vedete colori, se vedete. Mamma, c'è la maglia rosa, allora è femmina. Guarda che me l'hanno chiesto, Ti metti la felpa rosa, allora è femmina. Io ce l'ho blu, allora è maschio. Ma tu non sei incinto. Chi l'ha detto a te? Vabbè, che sappiamo noi, no. No, no, lo so io, lo so io. C'ho un bebè, piccolo maschietto, dentro la pancia, io. Che sta scalciando per voler uscire. Sì, secondo me ti prende a calci per altri motivi. Per dire le sciocchezze che dite. E quindi insomma non vi focalizzate per forza su una maglia, su quello che diciamo, anche perché come abbiamo già detto tante volte parliamo al maschile, tante volte parliamo al femminile, quindi. E quando parliamo al plurale facciamo i gemelli. È capitato delle volte, sì. Quindi che ho detto magari dentro stanno festeggiando o si stanno muovendo o stanno ballando. Quindi non è che. Non l'abbiamo mai detto una cosa del genere, nessuno ci ha mai pensato ai gemelli, chissà perché. Boh. Un saluto a tutti i gemelli che ci stanno guardando. Vabbè, stupidaggini ne abbiamo dette abbastanza. Siamo arrivati. Ancora non troppe. Siamo arrivati alla ASL. Ora devo scendere e litigare perché
giustamente chi è già lì si arrabbia perché chi è in gravidanza passa avanti agli altri per entrare perché no, deve fare prima, quindi niente, vabbè, io comunque devo scendere perché sennò già sono lì pronti, sono una ventina di persone quasi. No, no, basta farlo vedere. Andiamo, ci vediamo dopo. Ciao babbo. A dopo. Eccoci qua. E siamo già a fare colazione. Ho fatto velocissimo a fare le analisi, c'è tempo, quindi tra l'altro devo fare la pipì che mi sono dimenticata. Mamma, e non ci invece. E stranamente, sì, tutti si preoccupano di tuoi, guarda i miei e nemmeno se ne preoccupano. Dicevo, devo fare la pipì, ma non ci riesco. Cioè, di solito faccio pipì in continuazione, stamattina non ci riesco. E nel frattempo io mi sono presa una torta salata, babbo invece è di appetito, ha preso due schiacciate e lei sta te. Quindi ora facciamo colazione e poi pregate per me per la mia pipì perché non ci riesco. Buona colazione. Anche a voi. Rieccoci. Aspetta che fa l'eco. E ho beccato la dottoressa, che becco spesso, che praticamente mi massacra la panza, mi massacra. E babbo, la prima ecografia mi ha fatto quasi lividi, cioè ero tutta, ti ricordi, ero tutta massacrata. E a quanto pare tutte le volte è così, quindi non è solo all'inizio che fa, magari perché c'è un non po' la mano trovo, pesante, no? Un po' tanto. Tra l'altro, prima avevo difficoltà a fare la pipì, adesso mi scappa pipì in continuazione. Comunque, con la pipì ce l'ho fatta. Siamo arrivati in tempo qua, in ospedale, e adesso dobbiamo aspettare che ci chiamino i signori della caldaia. Giusto, babbo? Sì, stavo sonno? Per fare uno sbadiglio, sì. Non è sonno, è più che altro è noia. Noia? Beh sì, bene. Aspetta in continuazione. Quindi, tra l'altro, chi è che si arrabbia? Non per noi, non ti preoccupare. Tra l'altro, siamo parcheggiati. Abbiamo perso una ventina di minuti più o meno. Solamente per esibire il Green Pass. Perché l'applicazione io non... Sta facendo l'asinello, sta facendo io. Non voleva collaborare. No. L'applicazione dello Speed meno ancora. E quindi non volevano far entrare Antonio, che stamattina c'era un signore che voleva controllarlo a tutti i costi, quindi ci siamo dovuti mettere lì 20 minuti più o meno a cercare di far partire io. Alla fine è uscita la faccia di un asinello, infatti è uscita la faccia di un asinello e ha fatto io non te lo do il Green Pass. È arrivata una schizza nel naso. Comunque alla fine siamo entrati, tutto a posto, accettazioni, cavoli vari. E bambino o bambina sta bene, anche se ovviamente l'ultima ecografia è un po' complesso prendere bene. 3 kg e 12. Non lo so. Però siamo rientrati un po' nella norma. Ha detto che è un po' grandicello, però siamo nella norma. Sì, non come l'altra volta che mi dissero che pareva un vitello o una vitellina. Vitellino, vitellina. 14 kg e 72. Sì, fallo uscire il te. No, allora, 3 kg e 12. Non è possibile. Ti ho detto che mi ricordavo bene. Sì. Sto numero me lo ricordavo benissimo. 3012. 3 kg e 12. Nascerà nel 3012 questa bambina. Da notare il questa bambino. Hai fatto un mix. Voglio vedere che dite. Questa bambina, non ci avevo nemmeno fatto caso perché o questo sta... bambina. Biometria e crescita regolare. Tutto a poster. Yes. Sì. Quindi tutto a posto. Sì, sì. Qui ci sono tutte le maste. L'ultima ecografia praticamente... Aspetta. Non si vede niente.
si capisce niente. Quando sono grandi purtroppo non è semplice prendere. No, non è bello vedere l'ecografia come quando sono piccolini, che insomma si vede già dall'ultima di un mese fa a ora, i lineamenti del viso, insomma non si capisce tanto, si capisce giusto il femore, la circonferenza della testa, niente di più, non è che si è capito tanto tutte le volte alle ultime ecografie. E basta, adesso ci avviamo per il discorso della caldaia e dicevo che ci aggiorniamo via via. E per l'appunto è suonato il telefono, quindi stiamo facendo il video col telefono perché volevamo girare il vlog, ma ci siamo scordati tutto a casa, quindi abbiamo preso il mio telefono, però puntualmente squilla il telefono. Ovvio, no? E appunto lo dicevo, l'ho ridetto e ve lo ridico. Intanto andiamo a vedere se arrivano quelli della caldaia e poi dopo vi raccontiamo altre cose. Con molta più calma, perché adesso siamo fermi qui che diciamo forse siamo calmi ormai. Sì, no, è che siamo nel parcheggio dell'ospedale, ma sì, la gente passa, ci guarda. Ci passa, ci guarda, ma poi giustamente se stiamo in macchina lasciamo il posto a qualcun altro che magari vuole parcheggiare, quindi noi andiamo via e andiamo a parcheggiare a casa nostra e vediamo un attimino di fare tutto lì con calma. Ci vediamo tra poco. Ciao. Rieccoci. Sentite un po' di rimbombo in questo ambiente perché praticamente sono pareti bianche senza... Bianche è un parolone. Da imbiancare. Aspetta, reggi un attimo. Mi dà fastidio. C'ho il dito davanti, guarda. Non so dove mantenere la telecamera. Ecco. Un attimino. Mi stacco un po' la pinza. Dicevamo, come vedete appunto, non è tanto bianco. No, è da imbiancare, da sistemare. Siamo in un ambiente nuovo che ci accoglierà temporaneamente perché dobbiamo fare dei cambiamenti nella nostra situazione e temporaneamente ci spostiamo di casa. Poi vi aggiorniamo via via perché ci sono un sacco di cambiamenti in vista e quindi... Ma tutti insieme però. Stiamo facendo proprio un video specifico. E c'è qualcuno che ha indovinato? Sì, qualcuno aveva detto che cambiavamo casa, però diciamo tutta la situazione è molto più complessa del cambiare casa e basta. E niente, e quindi è venuto il tecnico. Devono cambiare la caldaia. Abbiamo visto che tutte le utenze sono state attivate. Per un po' di tempo ci dobbiamo stringere, dobbiamo stare vicini vicini. Per la nostra gioia, mamma, che ce ne importa. E poi appunto vi abbiamo detto, via via, ci aggiorniamo. Qualcuno mi aveva chiesto come stava Maria Chiara, ne approfitto ora che siamo in silenzio. Spero non dia fastidio a lei. Maria Chiara sta bene. Come se stare in chiesa. Fa pace bene fratelli. Dicevo di Maria Chiara e fa sempre i suoi controllini, lo reggo io, sei stanco? È abbastanza, perché sì. È difficile tenere sto telefono qui in mano. E sta bene, sta facendo i suoi controlli, le sue cose, però momentaneamente va abbastanza bene la situazione. Poi cosa c'era stato chiesto? Ma io c'ho un auricolare, non un'altra cosa. Aspettate un po' che mi sistemo e poi rispondo anche a quest'altra cosa che ci tengo particolarmente. Rieccoci, perché per essere sicura prima di fare il discorso, se non vi va andate avanti perché ora divento noiosa, quindi saltate. Com'era? Momento pippone. Momento pippone, sì, di solito lo faccio su Instagram, ma sto giro lo facciamo anche su YouTube, anche se mi scoccia, onestamente. Allora, sono arrivati alcuni commenti rimproverando il fatto che non rispondiamo a commenti scomodi. Allora, innanzitutto, come vi abbiamo già detto, i commenti li rispondiamo... Dovremmo appoggiare il telefono in qualche modo, aspettate un po'. Rieccoci. Vi abbiamo appoggiato sulle scale,
almeno abbiamo il tempo di senza stancare addirittura il cervello. Senza stancarci di fare il pippone. Sembra che stiamo in paradiso qua. Qua vedete dov'è il pezzettino della scala. Comunque dicevo, qualcuno ha rimproverato il fatto che non rispondiamo a commenti scomodi. Allora dicevo, come sapete, ai commenti in generale ci mettiamo tanto a rispondere, perché non perché non vogliamo, ma perché appunto abbiamo una mole di vita, di situazioni abbastanza importanti, come credo tutti, e diamo valore in modo diverso alle varie situazioni. Quindi prima di tutto c'è la famiglia, Mani Chiara, il lavoro, credo come tutti. YouTube per noi è un divertimento, quindi è una cosa in più, e se i video escono perché vengono programmati via via, quindi escono in automatico con il giorno, l'ora, messi anche un mese prima. E poi non è che non rispondiamo ai messaggi scomodi. Ai messaggi scomodi abbiamo risposto più volte, abbiamo sempre cercato di essere educati. Sì. Anche perché a me personalmente i canali che creano i video per fare polemica grazie a commenti magari negativi, non so, ho smesso di seguirli, non mi piacciono. Come avevo già detto qualche tempo fa, mi sembra avevamo già parlato di questo in modo veloce. E anche noi stiamo per farne parte. No, perché sai benissimo che non rispondiamo in modo maleducato, con parolacce, o comunque cerchiamo di non dare spago se ci sono commenti maleducati. E io penso che, non mi ricordo se l'abbiamo detto qua o su Instagram, che pur stando su una piattaforma pubblica come ci è stato scritto, siamo liberi, o comunque noi ci vogliamo sentire liberi di pubblicare quello che vogliamo. Ovviamente non sapete tutto, perché uno può far benissimo vedere quello che vuole e quello che non vuole. Si tiene per sé. Si chiama la magia del video editing, perché tu puoi, sì, anche creare dei contenuti anche di 2-3 giorni consecutivi o 2-3 giorni a caso, così li metti insieme e sembra un solo video di un Quindi, solo giorno. Tante volte a voi può sembrare una cosa, invece ne è un'altra. Ci vogliamo sentire liberi di pubblicare quello che vogliamo, ovviamente nel rispetto degli altri. Però principalmente il rispetto sta per noi, quindi noi vogliamo essere liberi di decidere cosa farvi vedere, se dirvi le cose oppure no, se tenercele per noi, se dirvele in parte. Cioè nessuno, credo, che pur stando su una piattaforma pubblica si possa permettere di dirci cosa va bene e cosa non va bene. Ci possono essere dei suggerimenti, quello sì. Magari uno dice, per essere un po' più allegro, per me questo video andava fatto in altro modo, però sì, ma è soggettiva. Io sto parlando, quello è un parere che va dato con l'educazione. Io sì, sto parlando di non va bene che fai questa cosa, detto con maleducazione, quanto spendi, ma siete di questi tempi. Siete dei pazzi a fare altri figli? Cioè, io penso che noi non siamo tenuti né a dirvi quanto spendiamo se accendiamo il forno, né se voglio avere 100 figli me li campo da sola e quindi per fortuna posso, mi sento libera, ce lo possiamo permettere, perché me lo posso permettere, mi sento libera di poterlo fare al momento che. Se facciamo questa scelta perché sappiamo che possiamo portarla avanti, se accendiamo il forno perché sappiamo che possiamo accenderlo. Poi noi non siamo qui a dire che quello che facciamo noi è quello che si deve fare. No, noi legge. Siamo qui semplicemente a raccontare quello che facciamo noi. E quello che ci va di raccontare. Diciamo soprattutto che voi vedete semplicemente quello che facciamo noi, ma non per questo quello che facciamo noi deve essere per forza legge, come fanno altri che dicono che la cosa giusta è fare così. No, noi facciamo così. Se a voi piace e vi fa piacere guardarci, e noi siamo felici. Se a voi non piace, non per questo dovete pensare che noi ve lo stiamo dicendo perché deve essere così. No, ma tra l'altro, se una persona non ti piace, come dicevo io prima, io ho smesso di seguire alcune persone perché da
un commento, fanno un video polemica e io queste persone ho smesso di seguirle perché la noia mortale, cioè sembra che provano apposta certe situazioni per avere la possibilità poi di fare un nuovo video. Ecco, questo qua non succede, succede stavolta, abbiamo aperto una parentesi, la chiudiamo, ora ci siamo accorti dei commenti, perché purtroppo anche YouTube tante volte fa un po' di confusione, non ci fa venire fuori i commenti, ce ne fa venire alcuni sì, alcuni no. Addirittura ci sono arrivate adesso delle notifiche di commenti 4 mesi fa. Sì, quindi come avevamo già scritto a qualcuno di voi, non sempre vediamo, perché appunto ve l'avevamo già spiegato a qualcuno che abbiamo difficoltà proprio con le notifiche, come qualcuno di voi ci ha spiegato anche che ha difficoltà a ricevere la notifica di quando esce il video. Quindi YouTube ogni tanto fa cambiamenti, aggiornamenti e forse si impara. Tra l'altro noi non usiamo YouTube normale, ma essendo persone che pubblicano video, utilizziamo YouTube Studio. Quindi è anche un po' più particolare la cosa. Tra l'altro lo usiamo da cellulare ed è proprio quello il problema, perché da computer bene o male vengono fuori. No, perché, giustamente per il computer è più completo. Ah, computer avendo già tutti i video programmati, non lo accendiamo neanche, quindi vediamo il telefono, qualche volta li vediamo, qualche volta non li vediamo, ma comunque anche lì cerchiamo di rispondere, ma non è che per noi è un lavoro, cioè noi abbiamo la nostra vita normale, Antonio lavora, abbiamo le nostre situazioni e alla fine è un passatempo, un perditempo anzi. Che poi in realtà è andato tutto perché volevamo, diciamo, trovare qualcuno che avesse le stesse nostre esperienze come con Maria Chiara riguardo la malattia di Maria Chiara, sì. E poi è diventato più un hobby, più un divertimento, perché poi alla fine ci siamo accorti sì, molti di voi, ma poi molti di voi si sono affezionati, noi ci siamo affezionati a voi, qualcuno l'abbiamo incontrato, sì. Quindi ecco, addirittura qualche giorno fa ero all'Eurospin con Babbo, te l'avevo detto, sì. No? Mio padre infatti è rimasto, dice, ma si è avvicinata una ragazza, ma tu sei quella di Sette sotto un tetto, Maria Chiara, che aveva una bambina bellissima, Sabrina, me lo ricordo il nome perché ha lo stesso nome di mia cugina e aveva degli occhi fantastici, sembrava proprio avesse dei fanali. Quando te sei rimasta a casa io sono andata con Babbo. Sì, mi ricordo. E aveva questi occhi grandissimi, sta bambina con queste ciglia lunghe, 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 bella. Bella un sacco, infatti ho chiacchierato più con la bimba, tra l'altro sembrava una mezza scema perché mio padre è rimasto stranito, cioè, ma come mai mia figlia, no? Perché non sapeva niente dei video. Ancora non lo sa. Non è che ha capito tanto bene, la persona ha una certa età. Tuo padre non lo sa, tua mamma non lo sa. Nessuno sa niente, anche perché per noi era iniziata questa avventura un po' così. Appunto, ripeto, volevamo capire se potevamo trovare qualcuno che avesse una malattia in comune con Maria Chiara e poi invece la situazione ha preso un verso diverso. Quindi anche tante volte quando ci fermate, ci salutate, io sembro una mezza scema perché rimango super sbalordita. In più c'era anche mio padre che non capiva e quindi... Comunque, vabbè, basta. La parentesi l'abbiamo chiusa, ora risponderemo a questi commenti, dato che chi l'ha fatti ci tiene particolarmente, ci ha rimproverato e basta, il signore della caldaia è venuto e ce ne possiamo anche andare ora, no? Sì, ora dobbiamo praticamente tornare a casa e ci stanno aspettando, che quest'ora ormai saranno tutti a casa. Sì, c'è la mia mamma, quindi... 11-10, poi le 11 è la stessa cosa. La mia mamma è venuta dalla Sicilia. 10:49 E sicuramente stanno preparando da mangiare, che poi con la nonna. Stamattina non mi hanno neanche pesato, Speravo mi pesasse la dottoressa. Ma c'era scritto 7-8 tonnellate, mi sembra. Ma che 7-8 tonnellate? Cioè, super giù 7-8 tonnellate. Sì. E niente, volevo sapere quanto pesavo, perché... La nostra bilancia ormai è morta. Si è rotta e quindi speravo nella visita. Un saluto alla bilancia di casa nostra. Invece se non mi compro la bilancia... Ora andiamo a comprarla. Devo aspettare il 14 per pesarmi. Scusa, siamo qua fuori, vediamo la bilancia e compriamo. La bilancia? La bilancia. Una bilancia, bilancia.
dove siamo qua fuori per la Blancia? Ci stanno un sacco di negozi, c'è i Bellanti, ci sta, un saluto a Bellanti che ci sta guardando lontano, la Coop che ci saluta La Coop, la sempre, Bilancia, no? tutti quanti, pure la Bilancia, ciao Bilancia. E un saluto a tutti quelli che hanno il segno Bilancia. Abbiamo salutato tutti? No, un saluto anche ai nonni che ci stanno guardando, che mamma mi ha salutato tutti quanti, tranne a me. E un saluto ai nostri amici che dicono, ah, ci ha salutato in 3 video, mi salutate più. Ciao a tutti. Comunque, quella ragazza che mi ha fermato alla fine, cioè vergognosa, io non gli ho chiesto neanche come si chiama questa No, gliel'avevo ragazza. chiesto. No, 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 ho chiesto solo il nome della bimba. Ho Ma non gliel'avevo detto, chiesto. infatti, dice un messaggio. Scrivici un commento Gli ho qui sotto, fa veloce, detto, che non sappiamo come ti chiami. mettimi un commentino per ricordarmi chi sei. Non l'ha fatto. Vabbè, magari non l'ha visto il video, comunque una bimba avrà da fare. Però Sabrina me lo ricordo, il nome della bimba che era fantastica, quello me lo ricordo. Quindi se ti fa piacere, Ma anche quelle scrivici. che incontrammo a Quella Gigi. ragazza che abbiamo incontrato ai Gigli, davvero. Ora ormai sono passati tanti mesi, chi se Dovevo, lo ricorda? Mi no, spiace, ma non me lo l'avevo ricordo. aggiunta su Instagram, ma lei mi aveva detto che non lo utilizzava molto, ma non mi ricordo il nome. Che memoria. Vabbè, la vecchiaia ci Comunque. sta prendendo pure Chiudiamo tutto, dobbiamo staccare la luce e ce ne andiamo. E boh, vediamo che viene fuori oggi. Ma non lo so perché essendoci la mia mamma che non vuole essere ripresa, che non Peggio capisce Danilo. bene, no, anche perché non ha capito bene La situazione la com'è? situazione dei video, delle cose, quindi. Ma non è molto per fare fotografie e video, la mia mamma. Quindi, boh, magari è capace che fino a che siamo fuori continuiamo a girare. Una volta a casa, poi ci stoppiamo. Tra l'altro non so a che ore sono, ma mi sa che tra un po' Abbiamo visto dovrei. adesso, sono le 10:52 Ah, adesso. vero, l'hai anche detto. Perdo colpi. Comunque, vedete, me stesse. Sti pipponi, sti discorsi, mi incasinano il cervello. Più dei problemi e delle situazioni varie che abbiamo nella vita normale. Quindi, Ciao Bimbo. comunque, ci togliamo dalle scale perché siamo tutti esi per Sì, tutto traverso. storto. E ci vediamo dopo. Ciao Meli, e come dice il prete? La messa è finita, andate in pace, Che fai? Ma c'ho la cuffia. è la carta della carta igienica, il pacco della carta igienica. Dicevi che esistono tanti tipi di italiano? L'ho tolto ormai. No! Perché devo scegliere il tipo di keyboard. Nadia, ma che fa babbo? Perché io praticamente adesso in questo modo sono diventato molto cartigenico. Sì, Così potete farmi tutte le foto che leva e poi diamo il cattivo esempio alle bimbe volete. Perché? con la busta in testa. Nadia, vero che non si fa? Diglielo. Non si fa. Oh, ma il letto si rifà invece? Il letto si rifà invece? Ah, allora rifacciamo il letto, dai. Maria Chiara ha tirato via stamattina, eh? Lì ci sono i libri che dovete scegliere, giusto? Li avete No, già scelti? li abbiamo scelti. Tutti? Sì. Ma vanno messi al posto? Esatto. In quella buchina non si possono mettere perché là ci stanno Sì, ma perché stai le sventolando questa coperta? Dai, basta, rifai il letto. Senza fare la sciocchina. Non lo rifai per bene il letto, lasci il pupazzo. Rifacciamo il letto per bene. No, non è vero. Forza. Dai, che ti aiuto. Siamo in modalità notturna. comoda.
siamo a casa, abbiamo fatto la doccia, abbiamo fatto addirittura il pay per Maria Chiara con le insegnanti e le dottoresse. E adesso che facciamo? Adesso c'è da andare a accendere il forno. Sì, perché dobbiamo mangiare l'agnello stasera. Sì, parlando con me preti stamattina, giustamente l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Stamattina eravamo, è vero, con l'eco che sembrava di stare in chiesa e quindi giustamente ci siamo adeguati. Con l'agnello. E che abbiamo offerto in sacrificio per voi, per la nuova ed eterna alleanza. E niente, mi sa che chiudiamo qua il video perché... Sì. Andiamo giù. Perché la messa è finita. Ci sono le bimbe con mia mamma. Chi c'è? Beh, Francesco, sono tutti giù, dovrebbero essere. Tranne Daniela. Vabbè, Daniela sì, è uscita. E rimaneva a dormire da una compagna. E poi torna domani mattina. Non è vero. Va a casa di una compagna. Ma torna a casa senza gambe la bambina. Non fare il babbo, rompi il coglione. Sto prendendo il telefono. E boh, niente, basta. Chiudiamo qua perché tanto poi alla fine non si so può già ripiare. Come va a finire. No, ma poi magari non vuole. E mangiamo, chiacchieriamo, ci dimentichiamo come sempre. Vi adoriamo, vi glorifichiamo, vi rendiamo grazie per la gloria e terra. Quindi adesso chiudiamo questo video. Passiamo la parola a babbo come sempre. Comunque, a bassa voce, vi ricordo che chi non l'ha ancora fatto e ha il piacere di farlo, qui sotto c'è un pulsante che si chiama Ridi con noi e iscriviti al canale. Vero, mammina? In più, se questo video, questo breve video vi è piaciuto oppure vi ha fatto un pochettino il pippone, come abbiamo detto noi, metteteci un bel like al pippone e se non volete perdervi tutte le nostre nuove uscite, attivate la nostra fantasmagorica, esuberante, schizzificizzante e pipponizzante campanellina che fa din 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 din. Ed infine abbiamo anche un profilo di Instagram. Bravissima mamma. Adesso che abbiamo detto tutto, la messa è finita e andate in pace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. What?